Ciao e benvenuti su Perceptions, il canale dove si parla solo di percezioni olfattive. Oggi vi voglio parlare di Mise-en-Sur, mi scuso per la pronuncia, un marchio di nicchia svizzero gestito da Alberto Morillas. Quindi praticamente queste sono tutte sue creazioni, o comunque creazioni sotto la sua direzione artistica. E per chi non lo sapesse, Alberto Morillas è un naso di grandissimo talento, uno dei più grandi nasi profumieri esistenti, e la sua firma è dietro la creazione di alcuni dei più grandi successi degli ultimi 30 anni. Sicuramente un marchio da esplorare. Oggi testeremo assieme quattro fragranze che io ho già testato in passato e di cui vorrei parlarvi. In futuro, se vi interessa, possiamo testare altre fragranze del marchio che ho selezionato. Cominciamo da questa fragranza qui che si chiama Rose Exaltante, quindi una rosa esaltante. Immagino voglia dire questo. Allora, sostanzialmente, vi dico già subito cosa ci sento io. Io in questo profumo ci sento una rosa verde con tutte le componenti della rosa, lo stelo, le foglie, tutto. Cioè proprio l'aiuola con tutte le rose. Cioè il verde e la rosa. E la rosa è un po' una rosa secca, una rosa purpurri quasi. Sa quasi purpurri, ma più in una maniera erbosa, appunto come una rosa con tutte le sue componenti. Forse anche una rosa che si è seccata, una rosa che vi hanno regalato e che si è seccata, di cui sentite l'odore di tutte le sue parti, lo stelo e le foglie. Molto particolare. Ufficialmente ha delle note incredibilmente complesse. Allora, le note sono in apertura rosa bulgara, peperosa e edione. Allora, l'edione, per chi non dovesse saperlo, è una componente molecolare che si estrae dal gelsomino, quindi è un che è stata estratta in passato dal gelsomino, che poi è stata riprodotta sinteticamente in laboratorio. È per esempio la componente molecolare che è stata utilizzata in sauvage in dosi massicce, quando ancora era una componente, credo, addirittura esclusiva a Dior. Quindi Dior l'aveva, la componente di sintesi, credo che l'avesse sotto brevetto. Adesso non è più sotto brevetto, quindi la usano tutti. Se mi ricordo bene, potrei stare dicendo una valanga di idiozie, però spero sia corretto, perché mi pare che sia così. Ad ogni modo, ciò che c'è di interessante da sapere dell'edione è che pare che sia una molecola, un odore, che ha un odore che stimola moltissimo i sensi, i centri del piacere nel nostro cervello. Quindi alcuni marchi la utilizzano in dosi anche abbastanza massicce, per quanto consentito appunto dalle regolamentazioni, proprio per stimolare i sensi del piacere nei nostri cervelli e quindi far cemare molto una fragranza. E non so se questo aiuterà qualcuno anche a farsi percepire come più, diciamo, affascinante da altre persone, questo non ve lo so dire, però sicuramente questa molecola è scientificamente dimostrato che stimoli i centri del piacere del nostro cervello. Quindi abbiamo in apertura appunto la molecola magica, l'edione, il pepe rosa e la rosa bulgara. Nelle note centrali abbiamo l'oud del Laos, la camomilla e nelle note di base note animaliche, muschio, storace e note talcate. Queste note sono ovviamente miscelate alla perfezione da quel genio di Morillas. E quello che appunto andiamo a percepire come risultato è una fragranza che, come vi ho già detto, è praticamente un potpourri verde di rose. Ma non è un potpourri che sa di vecchio, ecco, non è proprio, non è così neanche polveroso, talcato, muschiato, dai, se non è eccessivo potpourri, però si sente, cioè, immaginatevi un potpourri fresco, fatto da poco, con una rosa di grande qualità e i componenti verdi della rosa, quindi lo stelo e il gambo. Quello è. Questo profumo è un putpurri di grandissima classe. Passiamo al prossimo. Il prossimo profumo è Solar Blossom. Allora, questo profumo a me piace particolarmente. Si poteva chiamare, a mio avviso, Orange Blossom.
Questo è un profumo di fiori d'arancio spettacolare. Spettacolare. Ma stupendo. Questo è un profumo di cui io comprerei volentieri una boccetta intera. Allora, in apertura ha essenza di neroli e ancora la nostra molecola magica, l'edione. Le note centrali sono fiore d'arancio e gelsomino. E nelle note di base ha l'assoluta di vaniglia. Questo è un fiore d'arancio perfetto. Se il fiore d'arancio perfetto esiste, potrebbe essere questo, anche se quello di Serge Lutin, secondo me, Fleur d'Oranger, a me piace di più. Credo che mi piace di più quello. Comunque, questo qui è stupendo, naturalissimo. Molto molto bello. Non è dolce, cioè c'è soltanto la dolcezza dei fiori. La vaniglia che c'è qua dentro non è una vaniglia dolce, comunque non è assolutamente una vaniglia che si sente, quindi cioè non sentite la vaniglia. Sentite la miscela che dà l'impressione che voi siate di fronte a dei fiori d'arancio. Stupendo, un profumo da spose. Ecco. Bellissimo profumo, il profumo della primavera. Un profumo di fiori d'arancio di eccelsa qualità, un risultato magnifico. Niente di innovativo, per carità, fiori d'arancio, ma fiori d'arancio fatti alla perfezione. Il prossimo profumo è Très Cher. Questo credo che sia il mio preferito. Questo è un profumo con componenti marine. Lo trovo stupendo. Peraltro, in genere i profumi marini così durano poco. Io vi dico solamente che questo profumo sulla mogliette su cui lo spruzzai appena mi arrivarono questi campioncini durò un mese il dry down, cioè un mese dopo sulla mogliette si sentiva ancora il dry down, cioè una cosa mai vista, a parte vabbè con alcuni profumi orientali. Comunque, avete capito, durato un mese sulla mogliette, quindi incredibile. Allora, gli accordi principali sono vanigliato, floreale bianco, alcuni dei miei accordi preferiti ovviamente, talcato, marino, ambra, dolce, aromatico, che io ovviamente adoro, agrumato e balsamico, quindi alcuni dei miei accordi preferiti ci sono qui. Allora, vediamo le note assieme. Le note sono in apertura fiori d'arancio, note centrali, note marine, ambra, gelsomino e come note di base la vaniglia Bourbon e il sandalo australiano. Ovviamente va da sé che Alberto Morillas nel suo marchio utilizza il meglio delle materie naturali e delle materie di sintesi. Quindi anche quando andrete sul sito vedrete che la descrizione delle note è molto accurata e anche la descrizione dell'utilizzo di molecole naturali e di sintesi. Quindi vedrete che molecole sì, di essenze naturali, assolute naturali, oppure molecole di sintesi, e sono chiarissimi, trasparentissimi, e ancora una volta la profumeria moderna è fatta per il grosso di molecole di sintesi accoppiate a essenze naturali di grande qualità. Essenze assolute, ovviamente c'è una differenza. Quindi sostanzialmente questo è un profumo che a me ha rapito il cuore, cioè ve lo dico proprio, se non fosse che costa un occhio della testa, l'avrei già acquistato. È buonissimo. Una vaniglia marina, ma non c'è una vaniglia marina che io abbia assaggiato così, che io abbia sentito così. Una vaniglia marina floreale, è veramente, veramente bello. Cioè, non ho parole per esprimerlo. È marino, ma non è salato. È leggermente sapido, come posso dirvi? Una vaniglia saporita, ecco, con fiori e qualcosa di aromatico. Buonissimo. È fresco e caldo allo stesso tempo. Profumo che secondo me va bene per tutte le stagioni. Io vi consiglio di testarlo se avete l'occasione. E quest'altro profumo invece che andiamo a vedere si chiama Pralina Dolce. Vi dico già da subito che secondo me il nome è un po' ingannevole.
Di sicuro è un profumo dolce, ma non è un profumo che sa di cioccolata, perché oggigiorno quando si sente pralina nel nome o nelle note del profumo, già subito si pensa a qualcosa tipo, non lo so, l'oud bouquet. Non c'è niente a che fare, ve lo dico già da subito. Allora, questo è un profumo con accordi principali di ambra, fruttato, dolce, floreale, floreale bianco, muschiato, fresco, speziato, caldo e verde. Quindi particolare, anche le note sono estremamente particolari, nel senso che è un ione particolare. Le note di apertura sono lampone e ancora una volta la molecola magica, l'edione. Poi note centrali, gelsomino, sambac e incenso. E note di base, l'ambroxan, che è appunto una forma di ambra grigia sintetica, e il benzoino e il papiro. Sono note molto particolari, come vedete. L'ambroxan in genere dà tanta scia, si agisce abbastanza intenso per i profumi. Allora, questo profumo sostanzialmente è particolarissimo a mio avviso, nel senso che cioè, è dolce, però è fruttato e allo stesso tempo floreale. E in questa categoria di profumi ci sono tanti profumi super banali. Ma questo è particolare. Non dico che sia estremamente originale, però per la categoria a cui appartiene lo trovo molto particolare. Quindi se amate quel genere di profumi e siete stufi di sentire sempre le stesse cose, provate a campionare questo. Perché magari anche se non è fantascientifico da quanto è innovativo, però ha un che di particolare, un che di diverso, un che di speciale. Veramente ottimi profumi, anche gli altri che ho, di cui ho i campioncini, sono profumi veramente buoni. Infatti penso che farò altri video e poi se voi siete molto interessati li faccio anche prima rispetto a quando pensavo di farli. I miei preferiti di questi che vi ho fatto vedere oggi, solo per una questione di mio gusto personale, sono Tresemmé e Solar Blossom. Sì, sono fantastici, sono i miei preferiti, credo Tresemmé in assoluto. Ma Tresemmé è tipo il mio profumo preferito di quelli che ho provato di Maison Sphere finora. Ma ne hanno tantissimi, quindi, cioè, volendo uno potrebbe andare avanti a provare. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se così fosse, date un bel like al video, un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se siete interessati a contenuti relativi ai profumi. E ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche, altrimenti, rischiate di perdervi qualche video che magari potrebbe interessarvi. Spero quindi di vedervi, o meglio di avervi qui con me nel prossimo video. E nel frattempo vi auguro una buona giornata. Ciao!